Ok, eccomi, io sono in diretta. Aspetta che si sta caricando. Perfetto. Io sono in diretta. Mi Dammi un vedi? secondo che qua mi arriva la notifica, appena mi arriva la notifica vengo sulla Io diretta a sono in salutarti. diretta. Tu, c'è già uno spettatore che ci sta guardando. Dateci un secondo che si connette anche Ettore con noi. Buon pomeriggio a tutti, spero stiate bene. Sono al telefono con Ettore, così vediamo se riesce a connettersi con noi. Eleonora, ciao Eleonora, mi vedete bene? Fatemi un cenno se mi vedete bene. Ok, ecco, Eccoti, Francesca, beccata. mi hai beccato? Forse ti sentono, sai? Eccomi. No, ti sentono con la voce? No, tu, non so se ti... Buongiorno, Titina, non so se sentite Ettore al telefono. No, non ancora perché mi devi chiamare Eccomi, così. eccomi, come faccio? Fissa in alto? No, devi fare, apri la pagina sul tuo schermo, dopodiché prendi il mio link e Ettore, lo tiri dentro. aspetta, lo tiro dentro ma non va. Io sono tutto schermo, ma messaggio. Ah, però aspetta, tu sei in ritardo. Ok, Ettore, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, stiamo sistemando anche Ettore. Adesso arriviamo, dateci ancora qualche minuto per sistemare tutto. Adesso vi siamo tanti. Ettore, dimmi qualcosa, ci sei? Allora, io inizio a... Ragazzi, iniziamo. Ok. Allora, direi che possiamo incominciare, così se siete d'accordo. No? Ok. Ettore, io incomincio. Allora, buongiorno a tutti. Spero stiate bene. Ringrazio Rita, ringrazio Ettore per l'invito. Come sempre sono molto contenta di essere con voi per qualche, insomma, spero un'oretta, di fare una diretta con voi. Anzi, se avete delle domande, questa diretta nasce proprio per questo, no? Per rispondere alle domande che voi avete. Quindi, se avete delle domande, mi scrivete, io vi rispondo. Speravo fosse un'intervista, ma appunto abbiamo problemi a vedere Ettore e Rita online. Allora, raccontate, state panificando, state producendo panettoni, avete il lievito attivo? Spero di sì. Allora, la diretta nasce anche per informarvi e sostenervi, nel senso che so che molti di voi hanno prenotato il corso organizzato dalla confraternita e volevo dirvi che il corso ovviamente c'è, ci sarà.
quindi dovete solo aspettare ancora un mesetto. Appena Rita riesce a mettersi in contatto con noi, vi dirà tutte le info necessarie al corso. Allora, come sapete, io sono molto schietta e diretta quando racconto del lievito madre. So che se mi avete seguito in questo periodo ho fatto un'altra diretta, ne sto facendo parecchie anche sul mio gruppo, sulla nostra pagina Rolando e Francesca Morandin. Tra l'altro Rolando vi saluta tantissimo. Lui ovviamente non è qui con me perché sapete abitiamo in due regioni diverse, lui è in Val d'Aosta, io sono domiciliata qui in Lombardia e poi tra l'altro sta lavorando, per cui anche lui sta producendo panettoni. Anche io sono in partenza domani mattina perché ovviamente le consulenze private queste le possiamo ancora fare per fortuna e quindi abbiamo qualche cliente da accontentare, per cui noi stiamo lavorando. E appunto spero anche voi che stiate lavorando. Vediamo se Ettore mi senti, Ettore? Francesca, ti sento via telefono, riesco a sentirti, riesco a vedere l'audio Ok. su Facebook, però un po' in ritardo. Ok, Però ti posso vedere direttamente sulla chiamata telefonica. allora sono al telefono con Ettore che mi sta dicendo che lui mi riesce a vedere, ma non riesce a inserirsi all'interno della diretta. Allora, magari Ettore, facciamo così, facciamo a distanza. Fatemi le domande, che io so che voi ne avete molte. Io vi ovviamente poi riferisco dal telefono, dalla diretta. Ok, Francesca, al momento abbiamo due domande. C'è la prima domanda che viene fatta, in cui ci chiedono se alla fine, quando c'è l'ultimo rinfresco, c'è da mettere lo stesso il lievito in acqua oppure no. Allora, Ettore mi sta facendo le domande dal telefono. Vedete che la tecnologia oggi non è nostra amica. Allora, Ettore mi dice se il lievito, il bagno, giusto, Ettore? Mi stai dicendo se il bagno si fa all'ultimo dei tre rinfreschi. Allora, intanto sapete che il sistema in acqua prevede tre rinfreschi di 3 ore l'uno. Il lievito viene tenuto costantemente in acqua prima di fare il rinfresco, sia per panificare, quindi dei tre rinfreschi, sia nel rinfresco di mantenimento è previsto il bagno. Il bagno si fa perché ovviamente abbiamo un'attività fermentativa in corso e il lievito tutte le mattine deve essere lavato come noi, no? Quindi si fa il bagno e dopodiché si iniziano a fare i tre rinfreschi, ma il bagno va fatto solo una volta, non appunto ogni rinfresco che voi fate. Cioè, il bagno va fatto ogni mattina una sola volta, che sia per il rinfresco di mantenimento, che sia anche per produrre i panettoni, quindi prima dei tre rinfreschi che sono consoni ovviamente per la produzione del panettone. Allora, Ettore, mi stanno dicendo che tu lo leggerai sicuramente, che la tua voce si sente anche dal telefono, per cui magari io ti metto al massimo e tu mi fai le domande. Così anche loro sentono. No, l'ultimo rinfresco, non il bagno. L'ultimo rinfresco certo che si deve fare, nel senso che l'ultimo rinfresco si fa, quindi sta dicendo Angela, l'ultimo rinfresco si fa, ovvio, l'ultimo rinfresco va fatto, è fondamentale, tassativo, e quindi l'ultimo rinfresco va fatto, quindi poi si fa all'ultimo rinfresco un pezzo si toglie e si mette in acqua fredda per essere mantenuto e un pezzo va messo in acqua per il giorno successivo, quindi scusate, per impastare i panettoni dopo 3 ore. Quindi se io faccio il rinfresco e non lo faccio lievitare 3 ore, non ho un lievito fermentato per impastare i panettoni. Quindi certo, l'ultimo rinfresco, un pezzo va in acqua per domani e l'altro pezzo va fatto finire di fermentare per il giorno successivo. Quindi il rinfresco va fatto, perché se io non Ok. faccio il rinfresco e abbiate pazienza, faccio il rinfresco ma non lo faccio fermentare 3 ore, impasto direttamente i panettoni ovviamente non lievitano. Quindi Certo. deve essere Senti, allora fermentato. Francesca, abbiamo Samuele da Treviso che chiede, vorrebbe fare il panettone con la grappa barricata, che dice che ha trovato vicino da lui,
una distilleria fantastica. Sì. E vorrebbe utilizzare la grappa, però è preoccupato per l'alcol che possa rovinare la lievitazione. Allora, Ma lui. infatti l'alcol purtroppo non va utilizzato, nel senso che, ahimè, non si può utilizzare un alcolato, una grappa, anche una semplice birra così, in quanto ovviamente l'alcol è un forte antibatterico, cioè è un disinfettante, quindi in realtà non è proprio un disinfettante, però fa morire la carica batterica, ok? Per cui nell'impasto con solo il lievito madre non si può utilizzare. Quindi come si può fare? O si fa evaporare l'alcol mettendo la grappa o l'alcolato, quello che si vuole fare sul fuoco, va via l'alcol e dopodiché si può utilizzare per bagnare l'uvetta, oppure si può siringare dopo la cottura la grappa o l'alcolato sotto forma di bagna all'interno del nostro panettone. Quindi si può anche fare questa cosa. Quindi si crea uno. Come fare pucciare nel cappuccino Esatto, quindi praticamente. si siringa dalla superficie, perché ovviamente non da sotto, perché per forza di gravità, se no scenderebbe tutto, da sopra, quindi da sopra si fanno dei buchi con la siringa sopra il panettone e si inserisce l'alcolato, la bagna, quello che si vuole siringare. Poi per capillarità, essendo il panettone una spugna, si distribuisce in maniera uniforme. Quindi questo si può fare. Abbiamo Giuseppe Brunetti, che domanda. Sì, ho letto. Infatti prima mi ero distratta un attimo per leggere tutte le domande che ci state mandando. Allora, Angela, sì, l'ultimo rinfresco va messo in acqua, noi lo mettiamo costantemente in acqua, sia per il giorno dopo in acqua fredda, sia per il rinfresco in acqua 24-26. Rispondo anche a Pasquale di Nola, poi rispondo a Giuseppe perché è un po' lunga la sua risposta. Perché l'impasto va preso al triplo e non al quadruplo? Ovviamente è difficile spiegarlo così, ma se venite poi a fare i corsi, ve lo spiego meglio. Ma perché le cellule hanno un ciclo di vita? Quindi è la stessa cosa dei tre rinfreschi di 3 ore, non è molto diverso. Quindi l'impasto va preso al terzo, non al quarto, perché al quarto le cellule sono già stressate, sono in fase calante e soprattutto perché se non usate una buona farina, l'impasto inizia ad acidificare e a collassare. Per cui al terzo rinfresco le cellule sono in numero giusto per tirare poi su, cioè per avere una buona lievitazione nel pirottino. Quindi è tutto direttamente proporzionale a quello che succede nei tre rinfreschi e anche nelle 3 ore. Per cui il panettone, cioè l'impasto, va preso al triplo per questo motivo, perché se andate oltre poi rischia di acidificare perché le proteine della farina non ce la fanno più. Quindi bisogna prenderlo a 3 volumi, anche perché le cellule sono alla loro massima espressione di acidi organici, che sono i precursori degli aromi, della conservazione del panettone. Quindi io parlo con te al telefono, vedi? Perché così mi immagino che c'è qualcuno a fianco a me che mi fa l'intervista. Tranquilla che ti sentono tutti quanti, ci sentono con grande attenzione. Benissimo. Allora, Giuseppe Brunetti, allora non nascondo che questa cosa del liquido mi mette in difficoltà, perché, sai, Ettore, boh, ci sono diverse filosofie di pensiero, no? Quindi io cerco sempre di spiegare tutto in maniera strascientifica, sono come San Tommaso, bisogna studiare per poi essere sicuri o comunque avere un'idea di quello che poi succede nella fermentazione, in quanto, come dice Rolando, è una cosa seria ed è vero ed estremamente complesso. In realtà sul che l'Icoli sia di più facile gestione non lo so, per esempio per me l'Icoli è di difficile gestione, ma perché lo conosco dal punto di vista scientifico, quindi per me è un lievito estremamente aggressivo dal punto di vista dell'acidità lattica, ma non è che lo dico io, che sia chiaro, perché poi succede il finimondo, sai, Ettore? È la scienza, cioè dove c'è acqua libera c'è uno sviluppo maggiore di carica lattica. E essendo che io non amo i batteri lattici, nel senso che i batteri lattici anche loro non amano l'acqua e soprattutto, scusate, amano l'acqua i batteri lattici e soprattutto vivono in assenza di ossigeno, il lievito in acqua è esattamente l'opposto, quindi il lievito in acqua è estremamente ossigenato e è un lievito duro, mentre il liquido è un lievito molle. Io in realtà io non vi so dire come gestire un Licoli a casa che per panifi cioè per gli amatori che panificano una o due volte, perché per me
È molto difficile gestirlo perché va conservato in frigo, va fatto ossigenare, c'è una quantità di acqua importante, per cui io sull'Icoli non vi posso aiutare perché insomma, non lo conosco così bene e soprattutto per il panettone, come ho già detto tante volte, lo continuo a dire, secondo me è un lievito che non va così bene perché acidifica, perché lui è acido e non ce lo nascondiamo, basta che ne prendete un po' e lo mettete sulla punta della lingua e lì capite l'acidità lattica di un lievito, quindi pizzica molto, lo lasciate 10 secondi, gli acidi si sprigionano l'acido lattico si sprigiona sulla punta. E vedete che pizzica molto, per cui per me è un lievito che non va bene per fare il panettone, va molto bene ma per fare gli alveoli nel pane, quindi per panificare, ma per il panettone assolutamente è un lievito che io sconsiglio. Quindi non mi sento di dire altro sull'Icoli, ecco, questo è quello che penso, insomma. Scusa Ettore se sono un po' così, ma ne stanno dicendo di ogni, e quindi io spero di non attaccare, cioè non ho mai attaccato nessuno, non voglio andare sul personale. C'entra, stai tranquilla, considera che stiamo parlando di una tecnica, certamente non delle persone che magari la utilizzano, non è assolutamente Quindi fate il riconosciuto. pane, tassativamente, assolutamente, sono d'accordo, fate il pane, fate attenzione ovviamente che non acidifichi, per non far acidificare il pane o l'impasto della pizza basta metterci un cucchiaino di zucchero, quindi gli date un po' di nutrimento. Sul panettone, lievito duro, ovviamente metodo in acqua Morandin tutta la vita, quindi ecco questo, va Ok, bene. abbiamo due domande, Francesca. Abbiamo Dimmi. Federica Scala che domanda: ma l'impasto si prende al triplo anche se si usa un lievito giovane? Ah, assolutamente, assolutamente, tassativo. Se voi non prendete l'impasto alla triplicazione, ovviamente in ogni caso che sia lievito giovane, che sia lievito in forza, poi non avrete un buon sviluppo nel pirottino, perché quello che succede nell'impasto è direttamente proporzionale al pirottino, per cui deve triplicare molto bene. Se non triplica, non avrete uno sfogo importante del panettone nello stampo. Ovvio che è vero se gli impasti sono buoni, se non sono acidi, se non hanno nessun tipo di problema, cioè soprattutto se non sono acidi. Quando un impasto è acido, se lo legate alla mattina, poi però non lieviterà più il pirottino, perché l'acidità lattica spacca tutte le proteine della farina e quindi fa disperdere il gas nel pirottino. Quindi questo. Ok, senti Francesca, poi abbiamo una signorina sconosciuta, tale Chiara Dal Molin, non so chi Ciao sia, Chiara, non lo so, che ma domanda. benvenuta. Tra l'altro, Ettore, poi gli rispondiamo a Chiara. Ho visto che siete tantissimi nel gruppo, quindi complimenti per l'impegno che ci mettete tutti quanti, veramente siete proprio bravi. Siamo tantissimi sotto casa tua in questo momento, davanti al portone, quindi Che mi venite a prendere? Sì, tra l'altro, vabbè, io penso che la tua voce si senta anche in diretta. Dopo queste dirette ho l'assalto al telefono. Infatti, c'è mio marito che è estremamente preoccupato perché dice che non è possibile. No, voi scrivetemi, mi fa molto piacere questo perché è comunque, mi sento vicina a voi, quindi mi fa sentire parecchio viva. In questo momento insomma, no, non parecchio felice, quindi grazie mille, grazie mille. senti, passiamo a questa brava Chiaretta che fa quelle sue solite 7-8 mila domande e chiede: se invece di fare il classico panettone volessi fare una focaccia senza sospensioni per poi siringarla di una crema che potrebbe essere al cioccolato, potrebbe? Potrebbe. Allora, questa domanda ha bisogno di tante risposte. Allora, intanto non si chiamano sospensioni, ma si chiama farcitura, perché la farcitura che noi aggiungiamo a un panettone non è sospesa da niente. Quindi è vero che trovate scritto ovunque sospensioni, ma io ci tengo a sostenere che è farcitura, per cui o guarnizione, come la volete definire. Il candito, il cioccolato, quello che ci mettete dentro, ahimè, non è sospeso da niente, anzi, è trattenuto da una buona maglia glutinica. Quindi si chiama guarnizione o farcitura. Questo è un piccolo dettaglio.
che ci tengo a sottolineare, sai, perché i maestri grandi, come qualcuno li chiama, si inventano tante parole, ma in realtà poi è una semplice farcitura. Allora, mi raccomando, quindi il peso, se fai un panettone, se fate un panettone senza farcitura dentro, il peso che va pesato e messo nello stampo è il 30% in meno. Ovviamente io parlo delle mie ricette o comunque del mio sistema, perché se io non ho la frutta o non ho la guarnizione, ovviamente lievita di più, quindi se ne mette il 30% in meno. Quindi se io ho un panettone da 1 kg devo pesare 750 grammi di pasta. E poi lo stiringate con la crema. Attenzione perché le creme fanno tutte la muffa. Quindi se siete professionisti e comprate le creme, quelle anidre senza chiuse nei barattoli, queste cose qua, anche quelle diciamo poco sane, avete meno problemi. Ma a casa o comunque anche un buon professionista che si fa la sua di crema, anche se anidra, anche se ha fatto attenzione, rischia di farla muffa. L'unico modo ovviamente per non farla muffa è alcolizzarla. No, scherzo, non si dice alcolizzarla, ma è... Ho reso l'idea, dobbiamo renderla alcolica, quindi bisogna metterci dell'alcol etilico a 95 gradi buon gusto per evitare la formazione della muffa, perché se no vi fa la muffa. Oppure lo si siringa qualche giorno prima di Natale. O altra soluzione, si mette a fianco una crema che voi volete, spalmabile o quello che è, dentro il vasetto. In questa maniera non avete nessun problema di muffe. Piuttosto che di altro sviluppo di carica batterica. Perfetto, perché così hai risposto anche alle domande successive, dove Chiara chiedeva quali accortezze dovrebbe avere, che ingredienti dovrebbe assolutamente contenere la crema e quanto prima va siringato, prima di mangiarlo e quanto sia Sì, diciamo cucinato. che a Natale potete anche, dai, tagliarlo, gli mettete una buona crema chantilly, una buona panna, piuttosto che se volete, non so, esagerare, fate una buona panna montata, non troppo, perché se poi la montate troppo burrifica, quindi una buona panna montata con un po' di zucchero, gli mettete dentro, non so, delle perle croccanti di Varrona. E poi la utilizzate per farcire la vostra colomba. Quindi questo lo potete fare il giorno prima. Certo che se fate adesso ci sono degli attrezzi anche domestici che vi permettono di rendere le nocciole a pasta, quindi dei frullatori che frullano tantissimo. In quel caso è un pralinato senza zucchero, ci mettete un po' di zucchero mentre frullate, in quel caso lì diventa una crema spalmabile. Quindi lo potete anche siringare una settimana prima, ok? Quando si tratta di metterci ingredienti freschi, bisogna farlo qualche giorno, insomma, subito quando si mangia, il giorno prima che si mangia. Ok? Ettore non ha letto tutto, Chiara dice. Io non vedo, non ho visto quello che ha scritto Chiara in totalità, spero di aver risposto bene alla domanda di Chiara. Risposta a tutto. Ok. L'altro, il resto era Roberto Moratto. Come si fa a equilibrare una pasta madre che ha un gusto molto lattico? Allora, questo vale un po' per tutti i sistemi di gestione, no? È logica. Se voi ragionate con me, se io ho una madre acida, significa che ha uno sviluppo preponderante di carica lattica, quindi di batteri lattici, io devo andare a diluire la mia carica batterica. Ciò significa che il lievito madre è acqua e farina, sempre acqua e farina. E la carica batterica, le nostre cellule mangiano tanto, mangiano tanti zuccheri. Quindi l'unico modo, in questo caso zuccheri che si sono prodotti scomponendo l'amido della farina e poi andando a degradare anche la proteina. Dopo, quando degradano la proteina, questo fa sì che ci sia uno sviluppo di acido lattico preponderante. E l'acido lattico si sviluppa nell'ultima fase di fermentazione, quando ovviamente siamo in una fase quasi di saturazione dell'ambiente di anidride carbonica, poco prima. Come si fa a diluire la carica batterica? È molto semplice, dobbiamo dargli tanto da mangiare. Quindi, quando io ho una madre acida, devo andargli a dare tanta farina. Tanta farina quanta? Dipende dall'acidità, quindi se io ho un'acidità
insomma, un po' più del normale, posso fare un rinfresco 1 a 2, quindi una parte di madre, due parti di farina. Se io ho una madre tanto acida, posso fare 1 a 3, 1 a 4, quindi una parte di madre, 4 parti di farina. Quindi per intenderci, 1 kg di madre, 4 kg di farina. Quindi io vado a diluire la carica batterica in tanta farina, così riesco a riequilibrare la pasta madre. Quindi questo, il fatto di avere anche, di fare anche un bagno più lungo mi aiuta a riequilibrare la pasta madre. Quindi, per esempio, chi panifica, chi produce panettoni, si chiama sempre panificare, chi panifica tanto, dopo una settimana io consiglio sempre di fare, chi panifica tutti i giorni, quindi produce panettoni tutti i giorni, di fare un bagno più lungo, anche di un'ora, un'ora e un quarto, con l'acqua leggermente più calda, quindi 42-45 gradi. Se riesce a riequilibrare la carica batterica, cioè il bagno ci permette proprio di riequilibrare la carica batterica, è fondamentale per questo, quindi rigenera le cellule. Quindi questi sono due modi per ristabilizzare la pasta madre, quindi sia il bagno più lungo sia fare rinfreschi con più farina. Ovviamente quando si mette farina poi bisogna riequilibrare anche l'acqua, perché l'acqua serve per idratare la farina, quindi dobbiamo ricordarci che se la farina è asciutta assorbe il 50% di acqua, quindi il 50% va aggiunto a tutte le restanti parti di farina che non sono la prima, perché comunque porto anche la pasta madre dentro, per cui tutte le parti di farina che aggiungo in più assorbono il 50% di acqua, quindi dovete comunque arrivare alla giusta consistenza. Ricordatevi il lievito duro. Prodotto sicuro, lievito molle si va alla morte, questo l'ho aggiunto io. Ai vecchi si dicevano solo lievito duro, prodotto sicuro. E Morandini Francesca ha aggiunto lievito molle si va alla morte. Va bene, sei stata chiara. Senti, Francesco, una domanda io, poi passiamo ad altre domande che ti hanno già fatto per iscritto. Sì. Allora, la mia domanda è, il bagnetto aiuta anche a scaricare tutti quei metaboliti, quei prodotti metabolici che a lungo andare potrebbero danneggiare un po' Sì. la vita? Ma in realtà non è che sono metaboliti dannosi, è semplicemente il bagno serve per togliere le cellule che sono morte, perché le cellule hanno un ciclo di vita, purtroppo un po' più rapido. In realtà anche noi abbiamo un ciclo di vita, no? Noi la vita media 80 anni, 90 anni, per rendervi l'idea, loro ce l'hanno un po' più breve, le cellule, i batteri lattici e i lieviti. Quindi cosa succede? Che sono diventati metaboliti non dannosi, ma semplicemente sono scarto della fermentazione che rende il lievito più acido, per cui essendo più pesanti il bagno ci serve per farli depositare sotto, quindi noi riusciamo a prendere solo la parte buona, quindi lavando via ovviamente le cellule, lo scarto che è più acido rispetto poi al lievito stesso, no? È un po' come noi, quindi noi adesso in questo momento io sono un po' agitata, come tutte le volte che vado in diretta, inizio un corso piuttosto che, e quindi sto producendo sudore. Questo sto lavorando, quindi questo ovviamente se domani non mi lavo puzzo, la stessa cosa le cellule, quindi devono essere scaricate, devono essere lavate dai loro sudori e ovviamente dalle loro parti morte. E il bagno ovviamente ci serve proprio per riequilibrare la flora batterica, quindi è fondamentale. Tra l'altro il bagno non a caso è a 38 gradi, quindi perché si fa a 38 gradi o a 40 gradi quando il lievito è anche a 45, no? Quando il lievito è parecchio acido. Rolando dice sempre, e quindi poi lo incontrerete ai corsi, che il suo maestro gli diceva che quando il lievito è parecchio acido arriva a fare un bagno anche a 52 gradi, no? Perché il bagno toglie proprio questa parte di flora batterica che non va bene, e soprattutto il bagno caldo, tu hai una massa che è a temperatura ambiente, giusto? Quindi il lievito madre a temperatura ambiente, lo metti dentro un'acqua che è a 38 gradi, ovviamente lui, se voi fate proprio lo provate anche voi a casa, l'acqua arriva a 30, 31 gradi, 29, che è la temperatura ideale di riproduzione cellulare. Quindi voi gli avete dato dell'acqua che è ossigenata, 30 gradi, lui ovviamente è stato fermo a temperatura ambiente, lo metto a bagno, e che cosa succede? Che la cellula inizia a fermentare, quindi rincomincia il suo ciclo di riproduzione e poi di fermentazione. Quindi questo, il bagno è fondamentale. Perfetto. Senti, abbiamo altre 3-4 domandine.
La prima Angela Salemme, Sì. 1 a 4, quanta acqua va messa? 1 a 4, se facciamo il caso di 1 chilo, tu hai 1 chilo di lievito e 4 chili di farina. Poi ovviamente ve lo dividete o ve lo moltiplicate. Io spero non moltiplicate perché sennò vi serve la vasca da bagno per metterlo dentro. Però se io ho 1 a 4, la prima parte di farina delle 4 assorbe il 30 perché avete fatto il bagno, quindi sarà 300 grammi. Le altre 3 parti di farina assorbono il 50. Quindi se io ho la prima parte, il 30, abbiamo detto 300 grammi, le altre 3 500, quindi 5 5 5 sono 1 litro, il 50%, sì, sono 1 litro e 5 più 3, quanto fa 1 litro e 8? Ho detto giusto? Sì, 1 chilo e 8. Perfetto. 1 chilo e 8 di acqua, 1 chilo di lievito e 4 chili di farina. Senti, poi abbiamo Anna Rega. Scusami Francesca, per piacere, puoi parlarci del tuo metodo di gestione della pasta madre? Ti ha fatto una domanda facile, costa costa. Allora, non è il mio sistema di gestione, io non ho inventato assolutamente nulla, se non che ho dato delle risposte a quello che Rolando già faceva e lo abbiamo modificato nel corso di questi anni, secondo quello che ovviamente uno, impara. Il lievito di gestione in acqua si differisce dagli altri perché c'è l'acqua. È un sistema prettamente piemontese che Rolando imparò dal suo maestro Franchello. Poi lui racconta le sue storie, che era salito in Val d'Aosta a lavorare in un'azienda di panettoni che si chiamava De Orsola e gli aveva trasmesso questo sistema in acqua. Rolando per tantissimi anni, cioè per la maggior parte della sua carriera, faceva il bagno tutte le mattine. Lo manteneva in acqua nel mantenimento, nei 3 rinfreschi per la produzione del panettone lo metteva a secco, quindi senza acqua. Dopodiché, dopo circa, sono passati ormai diciamo una ventina d'anni, Rolando provò questo sistema in acqua, perché quando mia mamma arrivava dal negozio gli diceva: Rolando, ho bisogno di fare panettoni in maggiore quantità perché me li hanno ordinati, e Rolando invece aveva già fatto i pesi per impastare. Rubava un pezzo di madre nella fase di mantenimento e si era accorto che comunque gli impasti non tardavano. Riprese il sistema in acqua, che è quello che insegniamo adesso, cioè a mettere lievito madre nei 3 rinfreschi in acqua, diciamo appunto una 15-20 anni fa, perché aveva notato che gli impasti viaggiavano meglio e soprattutto che il panettone aveva un maggior sviluppo in forno, prendendolo anche molto giovane, e praticamente è quasi impossibile acidificare gli impasti, per cui si fa il bagno e poi si hanno 3 rinfreschi di 3 ore l'uno a 30 gradi in acqua 24-26. Secondo me il sistema in acqua è un sistema estremamente facile da gestire. L'importante è avere un'accortezza, cercare di mantenere il più possibile la regola, perché alla fine il lievito è un bambino, per cui va mantenuto molto bene, in forma. Quando si mantiene la regola, non c'è più problema, insomma, il lievito va da solo, ecco. Quindi è come un bambino: se gli date cioè, se lui vi dà soddisfazione, voi gliene date e viceversa. Per cui si crea proprio una simbiosi tra voi e il lievito. Perfetto, perfetto Francesca. Senti, poi abbiamo Giuliana Sonia Zecchini che Sì? chiede: Ciao Francesca, per il buon panettone al rum? Questa è una domanda molto interessante. Per il buon panettone al rum, qual è la magia? Ho provato a siringarlo, ma dopo qualche giorno sembra che svanisce e si sente poco. Avrei messo Grazie. poco rum. Allora, solitamente si fa una bagna di 100 grammi di acqua, 100 grammi di zucchero, si porta a bollore, si fa raffreddare e poi si aggiunge 5 litri di vino a 15 gradi alcolici. Quindi questa è la ricetta della bagna. Una volta che avete fatto questa bagna, si aggiunge ancora 15 grammi di alcol etil. No, aspetta, Ettore, ok. Aspetta che mi sta suonando il telefono, ecco appunto, lo richiamiamo Ettore. Allora, poi vi dico, magari Ettore, richiamami tu che io finisco di dare la ricetta, che ve la ridò perché ho sbagliato. Allora, 100 grammi di, 100 grammi di, scusate, questo è il bello della diretta, 100 grammi di acqua, 100 grammi di zucchero, lo mettete sul fuoco e fate bollire, dopodiché gli rovesciate dentro mezzo litro, quindi 500 grammi di vino a 15 gradi alcolici, ok?
E poi però che cosa bisogna fare? Bisogna aggiungere 15 grammi di alcol etilico buon gusto a 95 gradi per riportare a gradazione alcolica la vostra bagna. E poi la stiringate. Ovviamente il rum ne trovate di due tipi diversi, uno a 40 gradi alcolici e l'altro a 70 gradi alcolici, quindi dovete fare un attimo di calcoli perché se siringate il rum a 40 gradi, poi vi viene troppo forte. Poi, ovvio, se vi piace lo potete fare, sempre ricordando che chi diluisce l'alcol è l'acqua, non lo zucchero, perché il grado alcolico è l'acqua che diluisce la gradazione alcolica, appunto non l'alcol, non lo zucchero. Quindi, se voi volete diluire ancora, basta aggiungere un po' di acqua e avete diluito ancora ulteriormente la gradazione alcolica. Se si sente poco è perché l'hai diluito poco, oppure hai preso un rum che non era così buono. Quindi, appunto, dovete scegliere comunque un buon rum. Allora, spero di aver risposto a Giuliana. Anche lei. Allora, poi andiamo avanti con le domande. Se invece ho un lievito, allora intanto c'è Silvia Brandolini. Mi senti, Ettore? Sei tornato tra noi? Sono tornato alla grande, ho anche scritto la ricetta della bagna. Bravo, perché mi ero persa, tra tu che ti ho perso, un'altra chiamata in linea. Spero di averla detta giusta. Comunque 100 grammi, 100 grammi, mezzo litro e 15 grammi di alcol etilico. Quindi ve l'ho riassunta perché mi stavo confondendo con la ricetta grande, però voi non è che fate 10 litri di bagna per stringare i panettoni. Allora, c'è Silvia Brandolini che mi dice: Ciao Francesca, lo so che voi usate la Polselli, però è giusto che risponda a tutto. Io uso la Petra e ve lo dico francamente come se fosse mio fratello, cioè come se foste mie sorelle e miei fratelli. Ma noi usiamo la quaglia perché è costante nel tempo. Non vi so dire quale altra farina può funzionare per rinfrescare il lievito. Dovete fare delle prove. L'unico modo per capire la farina, e questo ricordo che l'ho detto anche quando abbiamo fatto il convegno, non so se tu te lo ricordi, Ettore, è panificare. Quindi dovete provare, dovete panificare. Allora, Assolutamente sì. non lo sa com'è? Subito dopo questa risposta di Silvia Brandolini abbiamo Federica Scava che domanda: se invece ho un lievito debole, come faccio a rinforzarlo? Anche in questo caso il bagno è utile? Il bagno è sempre utile perché io spero che tutti vi lavate una volta al giorno. Questa era una provocazione, ma il bagno si fa sempre. Il bagno non indebolisce il lievito, quelle sono fregnacce. Vi ho detto prima che il bagno rinvigorisce la cellula, per cui il bagno si fa anche quando avete un lievito debole. Per rinforzare un lievito, se io per indebolirlo aggiungo più farina, voi per rinforzarlo togliete farina. Quanta farina si può togliere? Al massimo il 20%, quindi 1 kg di lievito, 800 grammi di farina. L'acqua va sempre pesata al 30% sul peso farina in questo caso, se lo tirate su dal bagno. Non di più perché poi acidifica troppo, quindi si toglie un po' di farina e così avete rinforzato il vostro lievito. Quindi anche in questo caso è sufficiente togliere un po' di farina. Va bene, spero di aver risposto a Federica. Senti, Ok. adesso ho una domanda io, Dimmi. secca, diretta. Per Vai. ottimizzare l'azione del lievito nel panettone, la temperatura di lievitazione è uguale sia nel primo che nel secondo, nella seconda lievitazione? E in qual è? Allora, nella prima lievitazione, quindi nel primo impasto, l'impasto si mette a lievitare a 26 gradi, ok? Quindi nella fase notturna 26. Perché? Perché la fermentazione produce calore, quindi si autoalimenta. Quindi se io parto da una temperatura troppo alta, quindi è 30, 32, quello al cuore arriva a 35, 36, che guarda caso è la temperatura di sviluppo molto prossima ai batteri lattici, che è 42. Quindi più sale la temperatura, più rischiate lo sviluppo della carica lattica e quindi l'acidificazione. Quindi l'impasto serale va messo a 26 gradi. Poi cosa succede? Che io arrivo alle 7, vedo che il mio impasto è un po' in ritardo, posso aumentare un po' la temperatura, 28, 29, fino a 30 gradi. Questo è possibile perché? Perché io sono lì che controllo, quindi lo vedo e vedo che sta partendo. Dopodiché lo posso raffreddare e poi impastare. Mi raccomando, quando avete un impasto da
impastare, quindi quando è arrivato al triplo si mette un'oretta in frigo e quindi vi aiuta poi a fare il secondo impasto, a formare meglio la maglia glutinica e a evitare che quando aggiungete il secondo burro nel secondo impasto si sleghi l'impasto. Per cui è caldamente consigliato raffreddare prima di impastare. Lì non è più un problema raffreddare perché la carica batterica è già in numero importante, quindi non gli fa niente, anzi lui continua a lievitare perché lo sbalzo termico fa condensare i gas e quindi appunto l'impasto lievita. Per cui una volta che l'avete fatto triplicare si mette in frigo. Nel pirottino invece la temperatura massima di lievitazione sono 30 gradi. Ok, quindi il panettone 30 gradi. Ovviamente, Ettore, le temperature ve le potete gestire voi, sia nel primo che nel secondo, cioè se io lo voglio mettere a temperatura ambiente va bene lo stesso, sapendo che devo aspettare di più. L'importante è che il primo impasto non, appunto, il primo impasto non lo mettiate a lievitare direttamente a 30 gradi. Ok, Perfetto, vedo che stai scrivendo, eh? l'ho trascritti, sì, perché secondo me sono quei trucchetti che fanno veramente la differenza tra un buon prodotto e un grande prodotto come quello che fate voi, quindi sono quelli che facciamo bene a trasmettere, Allora, che esistono. Tiziana Rimaudo scrive: sottrarre un po' di farina per rinforzare il lievito vale pure per i liquori. Allora, io dico sempre che quando voi iniziate a conoscere veramente un lievito, per conoscere un lievito si utilizzano quattro aggettivi, che sono lievito acido, lievito, anzi, partiamo da quello, lievito in forza. Il lievito in forza è un lievito ottimale, quindi che ha la giusta proporzione di lattico acetico, che non è acido, che ha un gusto al naso pronunciato, sono gli acidi acetici, quindi un lievito forte. Poi avete un lievito debole, che ahimè è un lievito che gli manca un po' di grinta, ma è meglio un lievito debole che un lievito acido. Quindi abbiamo detto lievito forte, lievito acido, lievito debole, e poi c'è il quarto aggettivo che è l'insieme dei due, cioè un lievito acido e un lievito debole. Questo bisogna capire perché. Perché i lieviti acidi che pizzicano tanto sulla punta della lingua non possono essere dei lieviti in forza. Perché? Perché la troppa acidità fa schiattare la carica batterica. Quindi un lievito acido è anche un lievito debole, perché non lievita. Ok? E l'esempio banale ce lo dà il vasetto dello yogurt. Se io prendo un vasetto di yogurt e lo lascio scadere, lo assaggiate dopo una settimana, pizzica leggermente. Il vasetto però non sarà gonfio perché i batteri lattici utilizzati per la produzione dello yogurt sono omofermentanti, quindi producono solo acido lattico. Quindi acidificano lo yogurt, ma non gonfiano. Se io lascio scadere ancora, ok? Cioè, scusate, lo lascio passare ancora una settimana, sarà ancora più acido, ma avrò perso l'effetto prebiotico. Cos'è successo? Che là dentro sono morti tutti i microrganismi, perché l'acidità li fa morire. Pensate a un sottolio. I sottogli industriali sono molto acidi, perché devono preservare ovviamente la formazione del botulino, che sotto i 3 e 6 di pH non si sviluppa più nulla, per cui tendenzialmente ci aggiungono gli acidi lattici, eccetera, eccetera, per acidificare il mezzo. Quindi se io ho un lievito estremamente acido, avrò un lievito anche debole, quindi questo è importante da capire. Quindi, se avete dei lieviti che sono molto acidi, non vi faranno lievitare il pane perché avranno fatto morire la parte anche acetica, quindi anche i lieviti. Spero di essere stata chiara ed esaustiva su Perfettamente. questo. Ok, Senti, Francesca, c'è Tiziana che ha chiesto un paio di domande, fondamentalmente ad sì. alcune hai già risposto, però una vuole insiste, quindi risponderei in maniera chiara. L'impasto fine, primo impasto va sgonfiato per essere lavorato per la seconda volta? Vabbè, Questa era la allora, vostra indicazione, giusto? quando lo dovete mettere in macchina, sì, ma l'impasto non si sgonfia mai. Questo è fondamentale. Perché non si sgonfia mai? Perché se io sgonfio un impasto e poi lo lascio lì ancora, quello ricomincia a lievitare perché esce l'anidride carbonica che ha, diciamo così, rallentato la fermentazione, che è un antibatterico, ovviamente. La CO2 rallenta poi, non è un antibatterico, scusate, la CO2
rallenta poi lo sviluppo, la fermentazione stessa. Quindi quando una pagnotta o l'impasto è saturo di CO2 è rallentata, ok? Rallentato. Infatti vedete che quando poi è triplicato l'impasto è difficile che vada oltre, cioè va oltre, ma ci mette un po' più di tempo perché l'ambiente è saturo di CO2. Ma se io lo sgonfio entra ossigeno, quindi ricomincia a fermentare. E cosa succede se ricomincia a fermentare? Che continua a mangiare zuccheri, quindi continua a togliere zucchero, e quindi a un certo punto, se non c'è più zucchero, inizia ad acidificare. Ciò significa che l'impasto non si sgonfia mai se non prima di impastarlo. Perfetto. Allora, Adesso e per quanto tempo va raffreddato di fare il primo impasto? Vabbè, più o meno ci a 4 gradi un'oretta. Se avete l'abbattitore, lo potete mettere una mezz'oretta, anche a meno 10, che va benissimo. Quindi più è fredda la temperatura, meno lo lasciate in abbattitore o in frigo. Quindi se avete anche 1 grado, lo lasciate una quarantina di minuti. Non si sgonfia, sì, non mi raccomando, non sgonfiate mai gli impasti, anche se non hanno fermentato, li trovate fermi alla mattina. Perché magari hanno preso freddo o qualsiasi altra cosa, non toccateli perché ha già iniziato a fermentare. Voi non lo vedete, ma loro hanno già iniziato a lavorare. Se gli date una piega, va via tutto e ricominciate praticamente da zero. Quindi l'impasto si sgonfia solo nel momento in cui va messo dentro l'impastatrice. perfetto. Angela Salemme chiede: quando arrivo finalmente a tagliare il mio panettone e mi guardo questi alveoli, quali sono i giusti parametri? Allora, saluto anche Pietro, che saluto veramente tutti. No, Federica, l'hai sempre sgonfiato. Se lo sgonfi, lo metti in macchina, cioè va sgonfiato nel momento in cui si mette in macchina. Allora, come si fa a riconoscere un buon panettone da un panettone che ha dei difetti? In realtà non è da un buon panettone, è da un panettone che ha qualche difetto. Allora, io quando adesso sono in giuria, con Varrona. Per il panettone, allora intanto quando si mangia un panettone, vi spiego come si fa. Si deve essere estremamente oggettivi. Tutti quelli che producono panettoni o comunque che sono in giuria tendono sempre a fare il confronto con il proprio, assolutamente sbagliato. Quindi bisogna essere molto soggettivi. La prima cosa è sulle glasse. Io ci faccio poco caso perché comunque è influente anche l'ambiente, eccetera, per cui la glassa, ok, si annusa, quindi si devono sentire i profumi e i sapori, dopodiché si guarda la parte interna. Il colore non è rappresentativo, perché se usiamo le uova in bricco colorate, quindi il tuorlo più è molto giallo, ma se io uso tuorlo fresco spaccato a mano avrò un colore leggermente più grigio, ma non significa che non ci siano stati aggiunti tanti tuorli, quindi il colore purtroppo oggi non è rappresentativo. L'alveolatura. Allora, i buchi grossi possono essere o dei difetti di pirlatura, quindi molto grandi sotto o sopra sono dei difetti di pirlatura, oppure i buchi più grossi sono dovuti al cioccolato, quindi se avete messo della farcitura col cioccolato, se hanno delle alveolature più grandi per il vapore acqueo che si sviluppa. Ma deve essere un'alveolatura irregolare, ma non con le caverne, perché le caverne sono sinonimi o dell'aggiunta del lievito di birra, oppure magari, per esempio, quando avete i buchi grandi, quando avete poca farcitura. Per esempio, la signora che mi dicevo prima che voleva fare il panettone senza farcitura, mi veniva da dire senza sospensioni, avrà un'alveolatura ovviamente più aperta perché gli manca il peso della frutta o del cioccolato. Quindi devono essere alveolature irregolari, quindi ci devono essere delle parti più piccole, più regolari, quindi buchini regolari che è dovuto all'azione del lievito, quindi dei Saccharomyces, e poi degli alveoli un po' più irregolari, quindi dovuti ai batteri lattici. Tra l'altro, si vede anche se avete usato una buona farcitura, quindi un buon candito, quando avete utilizzato un buon candito che non è solforato, dove c'è il candito solitamente c'è l'alveolo, perché la carica batterica mangia lo zucchero e crea gas, e quindi si sviluppa intorno al candito un leggero alveolo. Se la frutta che avete usato è solforata, la solforosa è un forte antibatterico, come anche l'acido citrico, la pasta rimane attaccata, adesa al candito. Quindi questo ovviamente si può tenere in considerazione. Ok. Basta. Ah, Valentina Savastano, ciao. Certo, si raffredda senza sgonfiare. Poi leggete di tutto, però io dico sempre una cosa: dovete
essere critici. Cioè, io e i miei ragazzi, quando vengono a fare i corsi, gli dico sempre: voi dovete essere critici, perché noi tecnici mica diciamo sempre la verità, quindi, o al contrario. Quindi, no, ma è la verità. Cioè, bisogna, io dico sempre: quando voi fate un corso o ci venite a trovare, dovete essere come mia figlia di 2 anni e mezzo. Con Sofia non è successo, con Violetta sì. Mia figlia ogni 3x2 mi dice: perché? 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 Ecco, voi dovete essere così. Quando leggete una cosa, dovete sempre chiedervi il perché si fa così. Perché solo così riuscite a capire e accendere la lampadina se vi stiamo dicendo la verità o no. Quindi c'è sempre un motivo scientifico, quasi sempre, a parte quando Rolando racconta la storia del suo lievito. C'è sempre un motivo scientifico dietro. Per esempio, mio papà non si dice, cioè, tante cose. Per esempio, perché il lievito duro e non molle? Ma perché la carica batterica, è influ cioè viene influenzata dall'acqua. Quindi, c'è sempre una risposta scientifica dietro alle cose. Dovete solo essere un po' più critici. Quindi, questo. Ecco, scusa, non volevo dire questo, ma a volte, sai, si legge tanto, però bisogna trovare una risposta a tutto, ecco. È vero, è verissimo. Ecco. Senti, leggo Daniela Seminario che dice: come faccio a riconoscere un lievito debole e dopo quanto tempo deve tornare a galla durante il bagnetto? Allora, noi diciamo sempre che quando fate il bagno, dal bagno deve salire a galla dopo 10 minuti, se avete dato la giusta pressione. Se non sale a galla avete un lievito acido, se sale a galla subito avete un lievito debole. C'è da dire questo però, che voi tenete quantità molto piccole, per cui si inibiscono prima di acqua, quindi tendono a salire prima. L'unico modo per capire il lievito è assaggiarlo tutte le mattine, lo mettete sulla punta della lingua, lo mettete sul retro che sentite i gusti, e al naso, quindi lo aprite e sentite se ha una buona carica acetica. Questo è un modo per capire se avete il lievito debole, quindi se è debole sentirete una leggerissima acidità, poco profumo al naso e soprattutto lo trovate con una crosta sottile. Ma se voi avete una crosta spessa e dal bagno sale in 5 minuti, cioè in 5 minuti, vuol dire che avete un lievito in forza, ma si vede che ne avete tenuto poco, si è imbibito d'acqua e è salito prima a galla. Quindi la crosta, se è spessa, avete un lievito in forza, se è sottile, avete un lievito tendenzialmente debole, però l'unico modo è annusarlo, sentirlo, assaggiarlo, perché molto spesso voi non assaggiate nulla. Bisogna assaggiare tutto, anche il primo impasto, per capire se è fermentato bene. Se è dolce vuol dire che è a posto, se non è dolce vuol dire che sta acidificando. Quindi mi raccomando, usate i vostri 5 sensi, che è l'unico mezzo per capire un lievito, per capire l'impasto. Perfetto, Federica Scala, tra spirale e bracci tuffanti. Beh, ragazzi, la tuffante è la La tuffante è più tuffante. adatta? Allora, non so se sei d'accordo con me, ma io ormai credo che anche per fare la pizza, la tuffante è la macchina migliore. In realtà, la macchina migliore è la tuffante, ma perché simula l'azione della mano, quindi, non ossida la proteina. Napoletani usano la tuffante, sai? Ma perché in realtà poi ci si accorge che anche con le alte idratazioni, si arriva ad avere un impasto ottimale, perché si ossigena, quindi migliora l'alveolatura. Nel panettone, ovviamente, la tuffante ossigena, non ossida le proteine della farina, quindi non le scalda, quindi avrete un panettone che si conserva di più e soprattutto, non scaldando, ovviamente non avrete difficoltà a incordare gli impasti. La spirale, ovviamente, è più veloce, questo, va da sé. La difficoltà è che scalda tantissimo, quindi se fate impasti molto ricchi di grasso rischiate che si sleghi l'impasto e soprattutto ossida, cioè altera la proteina perché la scalda molto e quindi avrete un panettone che si secca prima. Quindi, Ok. ahimè, tuffante tutta la vita. Poi, Va no, bene, beh, ma nel panettone è fondamentale, cioè quando l'impasto viene tirato, viene inglobato l'ossigeno e questo va da sé. Poi la spirale va benissimo, per esempio, per rinfrescare il lievito. Io non lo rinfresco, se posso lo rinfresco in spirale, perché ovviamente lì ho bisogno di rapidità, perché meno ci impiego a fare il rinfresco, prima vado a casa la sera, quindi spirale tutta la vita. Poi il panettone viene nella spirale come nella tuffante alla stessa maniera. benissimo, Silvia Brandolini,
Volessi farcire con uvetta, mandorle e pezzettini invece dei canditi, sempre le stesse dosi? Sempre uguale, dovete tenere 5 kg sulla dose intera di Rolando, quella da 20 kg, poi ve la dividete come preferite. Le proporzioni le mantenete, cioè fate voi la proporzione che vi piace, 3, 2, 2, 3, come vi piace. Perfetto, abbiamo un paio di domande, poi direi che ci avviamo un po' verso la addirittura d'arrivo alla chiusura. Va bene. La prima è, il licoli la fa Giovanni Maiolino. Il licoli il giorno prima dell'impasto lo posso tenere a temperatura ambiente durante gli freschi? E la domanda è sempre quella, ma perché parlate del licoli se noi stiamo parlando della pasta madre solida? Allora, io credo di no, nel senso che se mi tenete il licoli a temperatura ambiente esplode da solo, perché acidifica di più, quindi è meglio metterlo in frigo. Poi credo questo, poi dovete fare una prova, perché io non l'ho mai fatto, ti dico la verità. L'ho sempre utilizzato nel pane, ma nel panettone mai. Quindi bisognerebbe chiedere a chi lo usa. Ecco, io nel pane lo tiro fuori dal frigo, gli do un'oretta e poi lo utilizzo. Nel panettone io utilizzo Morandin tutta la vita, ma come anche nel pane, quindi sempre lievito duro. Ok, Cristian domanda Franci, ma perché scalda l'impasto? Beh, ma perché ovviamente girando fa attrito e quindi scalda, esatto, l'impasto. Per questo. Tre punti d'attrito e quindi tre volte più delle altre. Ecco. Ok, poi vediamo cos'altro c'è. Silvia Brandolini, il mio lievito in acqua non ha tanta crosta, lo annuso, non è particolarmente acido, sulla lingua pizzica, non riesco a capire se è abbastanza forte. Allora, secondo me Silvia tu hai l'impasto che è acido. Cioè, scusami, hai il lievito che è acido, perché sulla lingua pizzica molto, è possibile che lui sia estremamente acido. Se l'odore non è preponderante, è possibile che lui sia molto acido e quindi comunque devi indebolirlo. Se invece pensi che pizzica poco, 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 hai un lievito debole. Quindi se pizzica tanto sulla lingua ma non ha profumo, hai un lievito acido e quindi devi mettere tanta farina. Se invece anche sulla punta della lingua non pizzica, non pizzica, ti consiglio di fare il rinfresco 1 a 08. Bene. Senti, Francesca, c'è Roberta Tronnolone. Ciao Roberta, che domanda. Con la Kenwood non sempre, superando i 2 kg di impasto, riconosci il punto pasta perfetto. È facile andare oltre per pulire la ciotola, non toglierlo prima che sia perfetto. Come riconoscere il momento esatto? Allora, in realtà anche con la Kenwood riconosci l'impasto esatto. Quindi in realtà con tutte le macchine si riconosce il punto esatto, che è la mutanda. Quindi vedete Rolando in qualche foto che fa la mutanda, fa il velo, quindi è sufficiente tirare fuori un pezzo di pasta, la pasta fa attrito, quindi è come se vi tirasse dentro all'impastatrice quando la togliete. Se la tirate, vi sporcate le mani con un po' di burro, così appiccica, fa un velo perfetto e quello è il punto di formazione perfetta della maglia glutinica. Diventa liscio, lucido, meraviglioso. Quindi quello è il punto per conoscere appunto il punto dell'incordatura. Questo è vero se avete usato una buona farina, ovviamente. Quindi perfetto. Senti, Marzia Vitalò chiede un parere aperto e schietto, domandando: le impastatrici Anka Scrum non sono adatte per i grandi lievitati? Allora, io sinceramente questa marca non l'ho mai sentita. Vi dico che ne ho usate tantissime impastatrici e col nostro sistema non abbiamo avuto particolari difficoltà con nessuna. Quindi l'importante è che abbiano il gancio, quindi se hanno il gancio vanno bene anche per i panettoni. Queste sono quelle particolari in cui ruota la vasca e rimane fermo il gancio centrale, che resta fermo al centro. Allora, questa non l'ho mai usata, ti dico la verità, Ettore. Assomiglia tipo, suppongo che al metodo come la forcella, non so se i panettieri di una volta avevano la forcella che girava la vasca e girava la forcella. Secondo me il sistema è simile, cioè non è proprio uguale, ma è simile. Bisogna fare una prova, ti dico la verità. Io non l'ho mai provato, quindi questa mi manca, sarà la prossima sfida. Non so se tu hai qualche info in più, io non le ho mai. Non
me che abbiamo una lunga esperienza, l'ho vista un paio di volte, di persone, devo dire, sono carine, sono anomale perché hanno capovolto il sistema di impastatura, però va bene. Ma allora secondo me funziona, cioè se non è particolare, cioè se non è molto differente, credo che funziona tranquillamente, quindi penso assolutamente sì, puoi provare. Milena ti chiede anche lei un parere sincero. Beh, ma io sono sincera, lo sai che io uso la farina 6384 del mulino Quaglia, la farina Petra. Quindi potete usare la panettone tranquillamente. Milena lo sa. Giancarlo ti fa i complimenti, ci hai spiegato in maniera semplice. Grazie. Ma io sai perché, Ettore, non so se ti sentono, ma guardate che un docente, qualsiasi esso sia, poi magari tu sei d'accordo con me, quando un docente capisce la materia, in realtà per spiegare i concetti complessi si possono usare parole molto semplici, perché credo, no, che noi tutti non è che abbiamo fatto, cioè nel senso i panettieri, i pasticceri, io quando ho iniziato a lavorare mi sono confrontata con persone che ovviamente non sono abituate a stare sedute e ascoltare parolone, lezioni, cioè noi siamo abituati, mio papà è abituato a lavorare, quindi mi immagino a persone che insomma magari hanno come Rolando la quinta elementare e che devono capire delle cose, per cui bisogna essere il più semplici possibile. Quando tu hai la materia che la sai, secondo me si possono semplificare concetti molto, molto, diciamo così, complessi in parole semplici per rendere a tutti accessibili il concetto. Io credo questo, quindi quando andavo all'università, quando si mettevano a leggere le slide, io mi annoiavo a morte, non so. E poi c'erano quei due professori che spiegavano a braccio, perché conoscevano secondo me la materia e sono quelli che poi mi sono rimasti impressi, ecco, questo non c'entra niente con la nostra diretta, però così, credo che sia questo. Bene, vedo una pioggia di ringraziamenti e di complimenti, sono contento che sia andata, che sia stata una bellissima. Allora, ascolta, posso fare un po' di pubblicità? Posso chiedervi se volete mettere mi piace la pagina Rolando e Francesca Morandin? Sento un rumore, ok, ha detto assolutamente sì, quindi visto che siete tanti, se mettete mi piace alla pagina, mi fa molto piacere, ecco, direi che è tutto. Poi mettiamo a pioggia una valanga di mi piace sulla pagina. Sì, così ci seguite, e, allora, forse ancora una domanda, ho visto che passava, rispondo anche a questo, i contenitori dove mettete il lievito, ok, devono essere proporzionali alla dimensione, quindi se il lievito è grande, grande contenitore, lievito piccolo, piccolo contenitore, questo è importante. Allora, c'è ancora una domanda, Ettore? Sì, c'è l'ultima domanda. Vai. Sulle farine tecniche, c'è una farina rischietta da banco, ma insomma mi pare che abbiamo già detto quali sono le farine. Sì, cioè purtroppo io credo che al supermercato non trovate una farina così tecnica per impastare un panettone o rinfrescare la madre, quindi secondo me dovete assolutamente prendere una farina tecnica da pasticceria, ok? Ascoltami, no, e poi volevo dirvi ancora un'altra cosa. Chi mi conosce da tanto tempo, poi vi saluto, vi lascio che vado a prendere le mie bambine a scuola. Chi mi conosce da tanto tempo sa che io utilizzo cioccolato Varrona. Volevo dirvi che hanno aperto il sito, quindi faccio questo regalo a tutti, c'è il 20% di sconto e la spedizione è gratuita, se mettete nel carrello il codice Francesca Collection con 2L20, Francesca Collection 20 in cifre, avete lo sconto 20%, quindi ecco, insomma è un ottimo cioccolato, un ottimo prodotto, anche come farcitura dei panettoni trovate delle indicazioni carine per insomma creare un prodotto un po' diverso dal solito, va bene? Ok. Allora, grazie Ettore, sì, è proprio quello, grazie mille di cuore. Aspetta, c'è ancora una domanda.
No, 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 Federica, no, no, va preso al triplo perché quando è al triplo comunque hai la carica batterica ottimale, quindi tranquillamente. Ascolta, Ettore, ti faccio io la domanda. Quando è che ci sono i prossimi corsi con me, Rolando e con voi la confraternita? Allora, io non sono Ettore, sono Rita, Ciao, come tu mi Rita! chiami. Allora, il corso quello di Bussanfitta è stato spostato al 30 e il 31 gennaio, mentre New Entry ci sarà anche su Roma con Francesca e Rolando, fine marzo. Perfetto, quindi abbiamo questi due appuntamenti. Io spero di. Il sito si chiama Varrona Collection, è l'unico sito ufficiale di Varrona. Ascolta, rispondo all'ultima domanda, Rita. Quale burro usare? Allora, il burro italiano, ahimè, non va bene perché noi siamo mediterranei e il burro non lo sappiamo fare. O meglio, prima di fare il burro facciamo il parmigiano. Quindi il burro, se voi lo annusate, sa un po' di formaggio e si ossida all'interno del panettone. E se ci arrivate a fare il panettone e non ha irrancidito prima nell'impasto e non vi ha reso l'impasto acido. È quello per affioramento, quello italiano, quello che non va bene perché usano Esatto, dell'edificante, piuttosto che usano assorbenti. esatto. Quindi prima si fa il parmigiano, poi si fa la ricotta e poi il mascarpone. Quindi diciamo che è 3 volte lo scarto di produzione. Potete tranquillamente andare al supermercato e acquistare un burro francese, belga, tedesco, il Markenbutter. Anche se andate in quelle catene tedesche al supermercato, trovate il Markenbutter che va benissimo e lo potete acquistare per fare il panettone tranquillamente. Ok? Va bene. Va benissimo, Francesca, io ti ringrazio per questa splendida diretta, è stata una bella esperienza, un bel pomeriggio. Tu non puoi saperlo perché non mi vedi, ma mi sono piazzato davanti al mio forno a legna che mi scalda perché ho acceso il forno a legna in giardino. Ah, Quindi sono wow. qui a fare questa bella diretta. Va Va bene. bene, senti, io auguro a tutti una buona serata, grazie per essere stati con noi, Poi ci sentiamo Ettore, ti lancio questa sfida. Quando faremo i corsi, oltre al panettone, facciamo anche la pizza con lievito solido. Sei d'accordo? Mi piacerebbe tanto Dai. perché mi faresti cambiare idea, mi piacerebbe proprio tanto. Ah, bene, bene. Allora facciamo il pane, facciamo la pizza con lievito solido quando facciamo i corsi. Va bene, non ti Benissimo, svelo grazie niente. mille. Va bene, Rolando vi saluta, vi abbraccia tutti, io vi saluto, vi ringrazio ancora di cuore per questi appuntamenti, mi detto, mi fate sentire meno sola, io vi abbraccio e buon pomeriggio a tutti, buon panettone. Condividi il video, Condivido, stai tranquilla che sarà sul nostro gruppo. Un abbraccio forte a tutti. un bacio, Ciao! ciao.